Signori, benvenuti. Dopo 2 anni dall'ultimo tour della postazione e dopo 2 mesi dall'ultima volta che ho pubblicato un video, siamo qui per riprendere, per rifarlo. Dunque, sì, è un po' che non pubblico. 2 minuti alla fine magari me li prendo per chi vuole rimanere dopo il video standard dove vi racconto un po' di cose che sono successe negli ultimi mesi. Ma oggi siamo concentrati, potreste vedere il primo video nella casa nuova. Per fare un tour della postazione aggiornato per il 2023. Ci sono un sacco di robe di cui parlare, quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Un ringraziamento speciale chiaramente anche al mio caro amico Jimmy, mio amico, mio fratello. Ciao Jimmy. Oh. Che sta gestendo la ripresa, quindi se fa schifo, Colpa mia. colpa sua. Se è bella, grazie a me che gli ho fornito gli strumenti adeguati. Quindi partiamo. Allora, molte cose potreste già riconoscerle dall'ultima volta che l'abbiamo fatta. Se vi siete persi il precedente tour della postazione, recuperatevelo così riconoscerete molte cose, perché molte sono molto simili. Quindi partiamo velocemente da ciò che è rimasto uguale. La scrivania è sempre questa, è sempre il tavolo dell'IKEA gigantesco, che dovrebbe stare in una sala da pranzo magari, ma è in camera mia e mi dà un sacco di spazio per fare tutto quello che voglio. Ho la mia sezione più di produttività con il Mac, dove sono qui e posso fare un po' tutto quello che mi pare, e poi qua invece ho una zona pulita dove posso mettermi a studiare oppure fare qualcosa di più manuale, quello che mi pare, insomma, mi dà molta libertà avere tutto questo spazio. E con la casa nuova, di cui farò anche un tour completo della casa più avanti, tipo verso l'estate, quando sarà un po' più finita, perché vieni qua, nano, facciamo vedere. Tipo vedete fuori ci sono dei buchi nel cortile, quindi diciamo che cerchiamo prima di far finire quelli e poi arriviamo a fare un bel tour. Comunque, la cosa bella di questa stanza è che c'è un sacco di luce, queste due finestre gigantesche che sia per registrare video, ho già fatto un po' di prove, ma anche solo per vivere la camera e lavorare qui è molto molto bello. Comunque, arriviamo alla ciccia. Cose uguali. Il computer, il cervello della postazione è sempre lo stesso, è il mio Mac Mini M1, 16 GB di RAM e per il resto standard, molti anche gli accessori che sono collegati sono gli stessi. I monitor sono gli stessi, l'LG 34WK95U, me lo ricordo ancora, e il suo fratellino minore, usato per Apple Music e WhatsApp e cagatine del genere mentre lavoro sullo schermo principale. Ma c'è un'aggiunta per quanto riguarda gli schermi, perché ora abbiamo anche un iPad, retto da questo fantastico Infinity Pro Stand, mi sembra si chiami, una cosa del genere, di Banks, che mi hanno inviato, quindi grazie mille, deve uscire ancora il video in realtà dove ve lo mostro bene però. C'è, e questo mi dà il modo di avere, mentre lavoro sugli schermi grandi, anche controlli rapidi per qualsiasi roba sia, ad esempio per la casa, oppure se voglio guardare un video o ascoltare della musica mentre sto lavorando, ho i controlli rapidi tutto qua, facile da gestire, anche buono per fare tipo videochiamate, cose del genere. Ho qua chiaramente il mio iPad molto comodo, e poi tutto il lavoro grosso viene fatto sugli schermi principali. Questa è un po' l'idea. Oltre a questo, altre novità? Beh, c'è questa è una grande novità ed è anche lo sponsor di oggi! Dunque, Tonor, che potreste già conoscere se mi seguite per il mio podcast 941, mi ha inviato un nuovo microfono. Questa è la prima volta che lo vedete perché non l'ho mai usato neanche nel podcast ancora. Questo è il Tonor TC40, che è un sistema di microfono e braccio, quindi tutto in uno per permettervi da zero di avere un setup completo al volo. Con gli RGB, che era una cosa che mancavano sul mio vecchio microfono, sempre di Tonor, però che sono molto contento di avere, e un po' di cose fighe, ad esempio ha una volume knob, quindi ha questa simpatica rotellina che mi fa regolare quanto volume deve registrare il microfono. Tocca qua e si stoppa, vedete che diventa rosso, vuol dire adesso non sta registrando. Tocco qua e riprende a registrare. Tenendo premuto si spengono i LED, un'altra cosa figa. E niente, ha una bella costruzione in alluminio, ci piace. Tutto lo stand è retto con un sistema di molle che rendono molto facile la regolazione. Guardate, con un dito io posso andare a regolare, quindi davvero zero forza richiesta. E un'altra cosa figa che non mi aspettavo, che non sapevo, ho scoperto quando l'ho unboxato, è che qua sotto, questo mi sa, io credo almeno, sia un aggancio per cuffie. Io credo, non lo so. Se vedete questa parte perché ho chiesto informazioni a Tonor e mi hanno detto che effettivamente lo è, altrimenti starò tagliando, quindi non saprete nulla di tutta questa storia. Quindi, insomma, è una figata. Vi lascio anche adesso al volo una clip di come suona l'audio e potete confrontarlo con l'audio attuale del video. Prova audio rapidissima per sentire come suona, come registra la voce questo Tonor TC40 RGB. Niente, torniamo al video. E potete sentirlo comunque ogni settimana, è il mio nuovo Daily Driver su 941 Podcast, il mio podcast fatto insieme a Matt e Danse, che trovate in descrizione.
Torniamo al tour della postazione. Un altro miglioramento che non avete visto, che non c'era l'ultima volta che ho fatto questo tour 2 anni fa, è che sì, ho ancora le mie AirPods Max, tra l'altro con questa cover rossa perché ho perso la mia bianca e non sono riuscito a ritrovare la bianca, quindi ho trovato una rossa che non mi dispiaceva e l'ho presa, ma abbiamo questo stand della Banks sempre per reggere le AirPods Max e qua offre anche carica wireless. Se prendo le AirPods e le appoggio, vanno in carica, molto figo. Quindi stand figo per le AirPods Max. Il sistema di casse è esattamente lo stesso dell'altra volta, Logitech Z407, impianto con due casse, due tweeter qua sopra praticamente, e lì sotto un bel subwoofer, molto figo. Qui un po' di erbetta finta da decorare, che non è mai male. Il mio Mac Mini M1, ancora lì, ancora lui, funziona ancora da Dio, fantastico. E qui questa roba per regolare il volume delle casse. Quest'angolo è praticamente diventato il mio svuotatasche, cioè io quando arrivo a casa inizio a scaricare qua occhiali da sole, questo è la custodia del microfono che sto usando, di solito non c'è, però vabbè. Powerbank, AirPods, orologio, portafoglio, chiavi della macchina, chiavi di casa, uno svuotatasche, quello è. Però c'è ancora, dopo 2 anni, il mio fidatissimo caricabatterie wireless 2-in-1, questo è MagSafe per il telefono e qui c'è un secondo pad per le AirPods ad esempio, della Choetech. 2 anni che lo uso, trovato benissimo, mai pensato di cambiarlo, fighissimo. Qui ci sono giusto un paio di cazzatine, ad esempio carica batterie per le batterie della videocamera e tutte le mie SIM card, batterie per la luce per fare i video che vedete insieme a microfono e videocamera, questo. Questa è la luce e appunto funziona anche a batteria, quindi ho le batterie e poi un po' di decorazioni che non ci dispiacciono. Questa l'ha fatta la nonna, è carina, credo. Finiamo il nostro tour, ho cercato di stringerlo un po' per non appesantirvi troppo, immagino. Vieni sotto, nano. Allora, rispetto all'ultima volta, qua sotto ci sono stati un bel po' di cambiamenti ed è molto figo. Innanzitutto ho fatto un bel po' di cable management, quindi ho comprato questi carrellini che tengono su le mie ciabatte a cui attacco tutti i vari cavi, in modo da non avere robe troppo penzolanti. Ho gestito tutto abbastanza bene in quanto a cavi. Ho aggiunto un hub USB qua sotto, giusto per avere un sacco di prese USB e attaccare tutto quello che mi serve. Per la cronaca, cercherò di mettervi tutto quello che trovo, i link se volete comprarli in descrizione, quindi tra computer, casse, hub vari USB, e i supporti per le ciabatte, e non lo so, lo stand dell'iPad, tutto quello che riesco ve lo metto in descrizione, quindi se volete comprare qualcosa di sta roba dovreste trovarlo lì, a meno che non sia tipo più in vendita, ad esempio il tavolo dell'IKEA non lo vendono più. Comunque, la cosa forse più figa di questa parte sotto, a parte il fatto che sono riuscito a far incastrare la mia SSD su cui edito sotto la scrivania, in modo che non mi occupa spazio sopra, la cosa più figa sono, penso, dei magneti che ho comprato, vi lascerò anche quelli in descrizione se li volete, insomma mi lasciano attaccare un sacco di cose, ad esempio questo è l'hub USB che avete già visto nello scorso tour, quello con 3 porte USB e i lettori di schede SD che sono fantastici. Io questo adesso ci ho attaccato questi magneti, che sono adesivi da una parte, e lo posso mettere semplicemente sotto la mia scrivania, non occupa spazio, e quando mi serve, insomma, prenderlo e averlo subito a portata di mano. Quindi questi magneti molto molto fighi. Li uso anche per altre cose, ad esempio qua ho attaccato sotto la scrivania anche il caricabatterie delle batterie della luce, e sì, cosette del genere. Per terminare, sempre qua sotto, abbiamo anche una borracciona da 2 litri e 2, credo, d'acqua. Questo semplicemente perché avevo la brutta abitudine di prendere bottiglie di plastica e berle mentre lavoravo. È una buona abitudine in quanto a idratazione, ma terribile per l'ambiente, perché mi scolavo 2-3 bottiglie d'acqua al giorno, sai quanta plastica producevo? Quindi mi sono preso una di queste, col fatto che in casa nuova adesso abbiamo un depuratore dell'acqua. Riempio questa d'acqua, la riempio una volta al giorno, al massimo 2, e sono belle che idratato. Molto molto figo, con un bel cannuccione, in modo che non devi neanche mai inclinarla. Tu. Adesso è finita, però insomma, bevi. E questa ce l'abbiamo. Abbiamo qui sotto il sistema di ricarica per il telefono e l'iPad e altre robe. Ho preso questa simpatica ciabattina, che è figa perché uno si può attaccare al muro, due ha insieme alle 2 porte normali, le sciuco, penso che si chiamino, tipo quella roba lì, ha anche un USB-A e un USB-C con la power delivery. Quindi è piccola, fine, ma molto comoda. Quindi molto comoda, e alla quale è attaccata il mio daily driver per quanto riguarda la ricarica, che è il caricabatterie di Ugreen da 100 watt con 4 porte, di cui 3 USB-C e un USB-A, a cui ho attaccato dei cavi della Anker, questi che sono cavi molto morbidi, non so come spiegarvi, anti-ingarbugliamento, sono davvero fighi, molto molto fighi, 2 metri, in modo che sia anche libero di girare un po'
senza problemi. E ultima chicca, poi ci salutiamo. Qui ho questi magneti, praticamente questi sono dei Lego, quasi mi verrebbe da dire, piccoli però magnetici, che mi permettono di andare con il magnetino qua dietro a riporre i cavi molto molto facilmente, così quando ho finito di utilizzarli io lo uso, faccio quello che devo farci, poi quando ho finito, tac, e sono subito pronto di nuovo quando mi serve. Ah, aggiungo patumino per qualsiasi roba, così è figo, si chiude da solo, stiloso. L'ultimo upgrade che ho fatto alla postazione in questi 2 anni, ma questo è poco per grazia mia e molto perché ci siamo trasferiti, ho finalmente attaccato il Mac Mini con la LAN, quindi finalmente lavoro cablato, ho la Gigabit, quindi wow. Anzi, gigabit sarebbe in italiano, io lo dico sempre all'inglese. E quindi wow, cioè faccio letteralmente 1 giga al secondo, praticamente è una cosa spettacolare. Finalmente posso caricare i video in 2 minuti invece che in una notte. Questo è più o meno tutto. Quindi, grazie mille per chi ha guardato il tour. Ora ci sentiamo, magari faccio 2 chiacchiere con chi ha voglia di sapere cosa ho combinato in questi 2 mesi di assenza da YouTube. Ok, quindi parliamo un attimo di cosa è successo in questi ultimi 2 mesi, perché non è uscito nulla e un po' cosa voglio fare da qui in poi. Secondo me è corretto. Allora, di sicuro uno dei problemi è stato il trasloco, che mi ha rallentato molto, perché tanti giorni dove sei impegnato, avanti e indietro, porta roba, scarica roba, carica roba, quello è complicato, e in più giorni in cui non avevo proprio la postazione montata per poter fare video e poter andare avanti, quindi quello è stato complicato. Ma è stato ancora più complicato il periodo in generale per problemi miei personali, onestamente, cose che non mi va nemmeno troppo di condividere con voi, spero capiate, però nel senso, cose mie, ma cose da cui dovrei essere in gran parte ormai uscito tranquillamente, e sono molto carico, ho tanta voglia di tornare al 100%. Quindi, a parte il fatto che mi rendo conto solo ora che ho fatto tutto il video con i capelli bagnati, ma immagino di doverci riprendere un po' la mano, vorrei solo dire grazie a chi c'è ancora nonostante quest'ultimo periodo. Sta il fatto che ci sono un sacco di cose fighe da fare, per cui non vedo l'ora di ributtarmi nella mischia. Ad esempio, sta per uscire finalmente, direi, che MacBook comprare nel 2023, cosa che da una vita che devo fare. Poi c'è il tour della casa, che non appena avremo finito sto cortile e sistemato anche un po' l'interno, ancora che non è perfetto, uscirà. E da lì in poi un sacco di progetti fighi. E anche video più tranquilli, è inutile anche poi fingere che ci siano solo cose emozionanti ed eccezionali da fare. Anche video tranquilli, ma comunque gradevoli. Insomma, il messaggio che vorrei passasse è che ci sono di nuovo qui, non mollo, perché questa roba mi diverte ancora, mi piace ancora. E per quanto sia ogni tanto stressante, pesante tutto quanto, fare video ce l'ho ancora nel cuore, tutto qua. Ci vediamo presto con altri lavori, per il resto ogni settimana sono su 941 Podcast, quindi mi vedete sempre anche lì e non vi ho mai abbandonato davvero del tutto. Bene, ciao raga, alla prossima. No, alla prossima niente, perché da scimmia quale sono, ovviamente ho scordato di fare tutta l'outro praticamente, quindi non vi ho detto di iscrivervi, non vi ho detto di lasciare un like, la campanellina, il commento, tutto quanto. Fatelo.